si parte da questa storia e si procede. Invece il personaggio meno conosciuto e che esce alla ribalta quasi clamorosamente è questo Guglielmo VII, Marchese di Monferrato, che fu anche signore di Alessandria. Proprio in questa sede stabilì il suo palazzo nell'ormai lontano 1160. No? Di questo personaggio, che è stato un po' dimenticato dalla storia, ma che fu protagonista in quanto signore non solo del Marchesato di Monferrato, ma anche, come dicevo, di Alessandria, ma di Milano addirittura e di altre importanti città, ricordato da Dante Alighieri nel settimo canto del Purgatorio, era stato quasi rimosso la sua memoria. Invece noi abbiamo recuperato parecchio materiale poco noto, pubblicato magari in epoche ormai lontane, più di un secolo fa, e stranamente è rimasto un po' nel cassetto. E quindi questa è l'occasione. Questa storia raccontata da Roberto Maestri è solo una delle tante pagine della storia che il Circolo Culturale Marchesi del Monferrato ha incluso in un portale che dal 16 gennaio 2017 sarà pubblicamente e gratuitamente consultabile dalle istituzioni, singoli ricercatori, enti e agenzie ed altri soggetti interessati a realizzare documentazione inerente alla storia del Monferrato su supporto digitale. Il portale, nato con il patrocinio della Regione Piemonte, attualmente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Alla presentazione avvenuta nel Salone dei Convegni presso il Broletto del Palazzo Umbertus di Piazza della Libertà ad Alessandria è intervenuto il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, per Angelo Taverna, il quale nel suo intervento ha sottolineato che l'archivio digitale, i Marchesi del Monferrato, rappresenta una preziosa risorsa per conoscere località e beni presenti sul territorio e di collegamenti storici esistenti e permette di seguire itinerari tesi alla valorizzazione del territorio.